Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Innanzitutto buona Pasqua a tutti. Oggi voglio non parlare di grafici, di mercato, di speculazioni, investimenti e cose del genere, ma bensì fare un discorso più concettuale, un po' più leggero se vogliamo, e filosofare un po' su quello che potrebbe essere il futuro di Bitcoin, su quello che Bitcoin ci può dare per il nostro futuro e per il futuro economico finanziario del mondo intero, secondo me, e quello che appunto ci può fare imparare se non sarà lui in prima persona a darcelo, perché tutto quanto è possibile. Quello che voglio dire insomma è che il sistema finanziario tradizionale sta iniziando a diventare obsoleto e sta iniziando a scricchiolare sotto parecchi aspetti. Ora, in particolare, che un sistema aperto, innovativo e totalmente digitale come Bitcoin è arrivato ed è ormai conosciuto su ampio spettro e su larga scala, ancora di più rischia che questa obsolescenza diventi veloce. Per questo motivo voglio affrontare il discorso di oggi. Prima di iniziare a farci questa chiacchierata, vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contributi, lasciatemi cortesemente un like a questo stesso video, in modo che io possa vedere insomma il vostro coinvolgimento e mi incentivi un po' a continuare a produrre, perché a me fa piacerissimo vedere che apprezzate. Inoltre iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche di tutti i video che farò pressoché in tempo reale e rimanere sempre sul pezzo. E basta chiacchiere, andiamo a chiacchierare un po' invece sul discorso di oggi. Il discorso di oggi è molto complicato e parte dal fatto che a volte mi pongo alcune domande. Domande di che tipo? Domande del tipo: ma se dovessi spiegare Bitcoin a qualcuno che proprio non lo sa, come dovrei fare? Cioè, da dove dovrei partire per evitare di incorrere in luoghi comuni, per evitare di farglielo capire male, per evitare di utilizzare i termini sbagliati? Ecco, questo è una domanda importante e non è off topic rispetto a quello di cui vi voglio parlare oggi, perché ve lo dico subito il perché. Spesso e volentieri, secondo me, ci sono delle cosiddette misconceptions riguardo a Bitcoin, ovvero dei preconcetti errati, proprio nel senso stretto del termine. Molte persone non conoscono davvero il senso di Bitcoin, lo scopo di Bitcoin, ma ne conoscono magari soltanto il lato speculativo, il lato che insomma l'internet ci propone come facciata. Quindi anche queste persone che magari hanno capito male, che magari l'hanno visto solo per sentito dire e non hanno approfondito particolarmente tutti quei concetti e la filosofia, passatemi il termine ogni volta, che c'è dietro, dovrebbero ricevere anch'essi questa spiegazione. Quindi se io dovessi spiegare appunto a qualcuno che non sa nulla che cos'è Bitcoin, gli direi che Bitcoin è un nuovo sistema di trasferimento, gestione e possesso del valore nato sulla rete, nato per la rete, perché è peer-to-peer, quindi fa comunicare direttamente appunto i diversi nodi su internet senza nessun tipo di intermediario. E questo garantisce assoluta sovranità monetaria, parlando sempre del fare un parallelo con la vecchia moneta, ma qua anche definirla moneta ormai forse è un termine errato. Tuttavia, facciamo questa assunzione, diciamo sovranità monetaria, nel senso che io sono realmente proprietario dei miei fondi e non perché qualcuno mi fa credito, come accade quando magari faccio depositare il mio stipendio in banca, perché in quel caso lì non è che io sono proprietario dei fondi che io ho in banca, ma è la banca che mi fa un credito. La banca possiede i miei fondi e per l'appunto mi eroga questo credito. Quindi io sono titolare di un credito e non assoluto proprietario dei miei fondi. Questa è una cosa difficile da capire, perché anzi spesso la definizione criptovaluta, che viene trasformata molte volte in valuta virtuale, rende ancora più fumoso questo concetto, anzi sembra che siano quasi soldi che non esistano. Invece il paradosso è proprio questo: non c'è nulla di più reale, di più concreto di un Bitcoin che si trova nel tuo wallet, perché è assolutamente tuo, fin tanto che puoi esibirne le chiavi pubbliche e private che dimostrano che tu puoi utilizzare quei fondi.
cosa che invece non è minimamente concepibile nel sistema monetario e finanziario classico. Ok? Quindi questa è una delle grandi differenze, la sovranità monetaria assoluta di colui che possiede il suo denaro e i suoi fondi, ne diventa totalmente responsabile, totalmente proprietario e nessun altro può utilizzarli in sua vece, fin tanto che lui non ne dà l'autorizzazione appunto tramite la sua chiave privata. Quindi questa è una cosa, non capiterà mai che qualcuno ve li porta via perché decide che l'uso che ne fate è improprio, perché vige un regime, chiamiamolo così, di libertà totale, libertà assoluta, quindi si trova un po' agli antipodi del sistema finanziario tradizionale che invece è basato sull'esclusività. Esclusività di che tipo? Esclusività in primis di persone che sono reputate poco sicure, quindi anche qui abbiamo una divergenza tra Bitcoin e tra il sistema monetario tradizionale. Bitcoin ha una sicurezza insita nella rete che si basa sul fatto che ognuno utilizzerà quella rete, quel protocollo nel modo che gli sarà più di lucro possibile, che è una condizione prettamente umana e quindi altamente sostenibile. Al contrario, la sicurezza del sistema finanziario tradizionale si basa proprio sull'esclusività, sul dire tu non mi piaci, ti escludo dal mio sistema perché altrimenti rischi di rendermelo insicuro. L'altra grossa differenza data appunto dalla decentralizzazione, che ormai come abbiamo capito è il leitmotiv delle criptovalute, è il fatto che da un lato, ovvero dal lato di Bitcoin, abbiamo tutto un network che comunica l'uno con l'altro, nodo con nodo, che si mantiene in piedi, ok? Come una grande rete per l'appunto. Se un nodo sparisce, la rete sta in piedi perché ha un livello di ridondanza elevatissimo. Al contrario, il sistema finanziario tradizionale ha quello che si chiama single point of failure, ovvero se i server centrali si spengono, vengono attaccati, succede qualsiasi cosa, a rischio ci sono i fondi di tutti, perché magari voi domani non potete più prelevare perché non riescono a far quadrare i bilanci, non sanno più appunto quanto tu hai, quanto lui ha, perché appunto quei numeri lì che erano scritti su un database centralizzato sono al momento inservibili e quindi bisogna aspettare che il servizio riprenda. Il disservizio di questo tipo su un network decentralizzato non è concepibile, non è esistente, quindi questa è un'altra grossissima differenza. E la terza cosa, che forse è la cosa più importante in assoluto, poi potrei andare avanti volendo ore e ore e ore, ma mi fermo qui giusto per darvi un input sul quale poi magari discutiamo insieme. La terza cosa è il fatto che Bitcoin è un sistema aperto. Siamo nel 2020 ormai, siamo veramente proiettati verso il futuro su tantissime cose, ma è inconcepibile vedere come certe altre rimangano invece ancorate al passato. Chiaramente parlo ancora una volta del sistema monetario. Un sistema che prevede innanzitutto un denaro fisico che ormai è destinato a diventare obsoleto, ma ce la stiamo facendo piano piano con servizi quali ormai il denaro elettronico, il denaro su mobile, su wearable, insomma ci sono ormai applicazioni di qualsiasi tipo che offrono appunto intermediari di pagamento elettronico. Tuttavia c'è un altro livello di obsolescenza incredibile, ovvero la chiusura del sistema finanziario tradizionale. Il sistema Bitcoin è un sistema completamente aperto con le API con le quali è possibile interagire, sulle quali è possibile programmare. Quindi cosa significa tutto questo? Un API altro non è che un'interfaccia che permette appunto l'integrazione di un'applicazione esterna che io posso creare, che voi potete creare, con il core, l'infrastruttura di Bitcoin stesso. Questo significa che la potenzialità di Bitcoin si può implementare in infinite applicazioni con l'unico limite che è la fantasia, l'immaginazione di chi ci opera sopra. Quindi provate a immaginare dove pensate che andranno tutti gli sviluppatori, tutti coloro che hanno in mente l'innovazione nel settore economico-finanziario, ovviamente in un sistema aperto.
Di contro abbiamo il sistema tradizionale bancario che è completamente chiuso, che non eroga addirittura le APIs, ma neanche permette cioè rende difficile qualsiasi trasferimento che sia al di fuori della banca stessa, perché l'innovazione per la banca è riuscire a trovare il modo di fare più profitto a scapito dei suoi clienti. Non è un'innovazione costruttiva per il suo cliente, ma un'innovazione più costruttiva per sé, perché la banca va a profitto. Bitcoin è un sistema aperto, è un sistema col quale chiunque può interagire a modo suo e dal quale poi soltanto l'adozione farà da giudice. Cosa significa? Significa che se io volessi creare una mia economia, quindi un mio token, una mia coin, una mia blockchain che si interfaccia in un certo qual modo con quella di Bitcoin, oppure anche no, è una blockchain a parte col suo set di regole e quant'altro, io lo potrei fare. Potrei decidere quale sia l'algoritmo che eroga le monete nel tempo, che ne decide la quantità, la diluizione e quant'altro. E il limite quale sarebbe? Il fatto che altri lo dovrebbero usare affinché acquisisca appunto un valore reale, altrimenti rimarrebbe davvero una moneta virtuale nel senso reale del termine, ovvero moneta priva di valore tangibile. Al contrario, se la mia economia dovesse convincere varie persone, espandersi, generare domanda su quella moneta lì e renderla poi a tutti gli effetti un bene di scambio con una sua liquidità, allora avrei creato un'economia parallela che poi, nel caso in cui venisse superata da qualche altra economia di altro tipo, con altre regole, eccetera, eccetera, verrebbe soppiantata, ma è l'evoluzione naturale delle cose che va verso i sistemi aperti, non verso i sistemi chiusi, con imposizioni, con esclusione, addirittura da uno stato all'altro, il fatto che cambi la moneta, ognuna ha le sue regole imposte dall'alto, che nessuno può andare a contrastare e delle quali bisogna spesso e volentieri cadere vittime. No, qua è diverso, qua abbiamo la possibilità di crearci la nostra stessa economia, quindi è davvero una cosa che parte dal basso, che parte dall'utente finale ed arriva poi fino a tutta quanta la community, una cosa che ormai ha raggiunto la massa critica, quindi è conosciuta da tutto il mondo, dagli alti vertici e quant'altro, quindi non è più possibile arrestare. Io credo che sia solo questione di tempo, fin tanto che questa massa critica si trasponga sul fatto del capire che Bitcoin è un'opportunità migliore, ci sta offrendo un'alternativa migliore sul trasferimento dei fondi, sulla gestione del valore di nostra assoluta proprietà, sulla possibilità di costruire economie, di costruire applicazioni su un sistema aperto rispetto a quanto il sistema tradizionale sta facendo, che fa solo ed esclusivamente al fine di profitto proprio. E quindi una volta che verrà capito, direi che non ci sarà più storia. Ovviamente la cosa fondamentale e importante, che è il cuore di tutto questo discorso, soprattutto di sovranità, è proprio la chiave privata. La chiave privata è ciò che ci dà la possibilità di spendere i nostri fondi. E di conseguenza la parola chiave privata è proprio ciò che ci permetterà, che vi permetterà anzi, di accedere all'indizio del concorso di Pasqua, per chi ancora lo sta seguendo, utilizzando una modalità un po' come quella dell'ultimo video, quindi tramite bit.ly e poi / inserite questa parola. Ragazzi, vi saluto e alla prossima! E in bocca al lupo per il concorso. Di nuovo buona Pasqua!